di Randall Wallace, Il tocco, The Touch. Un romanzo intenso, un romanzo con protagonista Andrew Jones che possiede appunto il tocco, come riporta il titolo. E il suo tocco sono le sue mani da chirurgo, sue mani importanti, mani fondamentali, mani sapienti per poter aiutare e salvare molte vite umane. È definito il chirurgo più importante dell'intera America e se non addirittura del mondo intero. Quindi un uomo importante, un uomo consapevole delle proprie capacità di medico che ha anche un altro grande dono ed è Faith, la sua moglie, che gli ha trasmesso un altro ulteriore dono, il dono della fede. I due rimangono vittime di un incidente stradale e il grande Andrew Jones non riesce a salvare sua moglie. Da allora in poi l'intera sua vita diventa quasi un calvario perché ha questa situazione, sensazione intima di onnipotenza, di non potenza, lui che si sentiva onnipotente e onnisciente, fa i conti con i suoi limiti umani, prima ancora che professionali. E sarà solo il cammino della fede, così come la sua giovane moglie Fete, morta appunto nell'incidente stradale, ha provato a trasmettergli. Quindi un intenso romanzo con l'amore come cornice, come sottofondo a tutto, ma un intenso romanzo che ci rivela anche i propri limiti, i nostri limiti, i limiti invalicabili dati dalla nostra natura umana. Quindi Randall Wallace, già sceneggiatore di Braveheart, si propone alla nostra lettura con The Touch.